la prima relazione annuale che ho potuto fare al Consiglio regionale del Piemonte nell'attività di questi 10 mesi del garante dei detenuti, delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, una cosa fondamentale ho voluto sottolineare e qui voglio sottolineare. C'è un ruolo decisivo della politica, dell'amministrazione, sia degli enti locali, ma tanto più della regione Piemonte, perché l'amministrazione penitenziaria non riesce, ce l'ha detto la Corte Europea dei diritti dell'uomo, a rendere attivo l'articolo 27 della Costituzione. Percorsi di reinserimento sociale, lavorativo, di rieducazione del detenuto. Non ha gli strumenti, forse non ha la vocazione, forse non sempre ha l'intento giusto. La regione deve tornare ad un modello Piemonte che è stato quello degli anni 90, dove con i gol, con la formazione, con il lavoro, con gli strumenti delle politiche attive del lavoro, sulla formazione professionale e adesso tanto più con la sanità penitenziaria che è in capo al servizio pubblico nazionale e quindi regionale, dobbiamo, si deve essere più attivi, più interventisti, proprio perché è un interesse sociale, anche economico, di rendere la pena, laddove necessaria, efficace, effettiva, ma anche utile. 20 secondi?